Raccoglieremo le firme per sfiduciare anche Boccia. Giuseppe Ruggero attacca senza risparmiarsi gli esponenti Dem che dopo la sfiducia di Antonella Pepe le hanno manifestato solidarietà. Il terremoto generato dopo l'assemblea del Partito Democratico sannita alla Rocca dei Rettori continua a produrre conseguenze. Abbiamo letto la solidarietà dell'onorevole Boccia, che ci ha definito un atto tribale, quello della sfiducia. E adesso inizieremo a raccogliere anche le firme per sfiduciare Boccia. Purtroppo dobbiamo iniziare anche questa battaglia. Poi c'è l'intervento dell'onorevole Graziano, ci ha detto che siamo dei marziani, che i nostri atteggiamenti sono ignobili. Poi abbiamo letto quello di Provenzano, ha detto che noi non dobbiamo avere dei padroni. Poi ci siamo accorti anche che viva la Picerno. Pensavo che fosse scomparsa. Questa però è anche quella classe dirigente nazionale che ha portato il Partito Democratico alla più rovinosa sconfitta che abbia mai conosciuto. Una strana solidarietà la definisce che non è un ragionamento politico ma una condanna verso un atto votato dall'Assemblea e poi difende Del Basso De Caro. Non è possibile che ogni questione che riguardi questa provincia di Brennero si dà una colpa all'onorevole Del Basso De Caro. È stato in silenzio e gli dicono: perché sei in silenzio? Parli, e perché tu devi parlare? Cioè, veramente siamo ormai al ridicolo di pensare che ci sia un gruppo dirigente, qui faceva parte anche Antonella fino a poche settimane fa, siano tutte persone succube di un personaggio che poi si mette a macchinare. Sappiamo che non è così, insomma, effettivamente abbiamo tutti una libertà di espressione.